Quadro di sintesi e di dettaglio della fattura. La prima pagina, relativa ai servizi di energia elettrica e gas metano, espone le caratteristiche contrattuali e tecniche. In particolare è evidenziato, come previsto dalle disposizioni dell'Authority, il tipo di mercato, mercato tutelato, in cui il prezzo della fornitura è stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, AEEG, oppure mercato libero, in cui il prezzo è concordato con il venditore, Athena Trading nel nostro caso. Il codice univoco su tutto il territorio nazionale del punto di fornitura, PDR, punto di riconsegna per il servizio gas metano, POD, point of delivery, per il servizio di energia elettrica. I dati contrattuali afferenti le caratteristiche della fornitura, i dati tecnici del misuratore, il quadro delle letture dei consumi, la misura dei contatori di tipo elettronico permette la suddivisione per fascia oraria, la sintesi degli importi dovuti per la fornitura e il grafico dell'andamento dei consumi riferiti alle ultime 5 letture effettive. Nella seconda pagina è esposto il dettaglio degli importi suddivisi come prescrive l'autorità nelle voci servizi di vendita, servizi di rete, oneri diversi e imposte. Nella voce servizi di vendita, che complessivamente incide per circa il 45% dell'importo finale, è possibile distinguere il prezzo della pura materia prima, che è l'elemento di contrattazione nel mercato libero. Analizziamo le componenti del servizio di vendita. La quota fissa è definita dall'autorità. La quota variabile, o quota energia, è a sua volta suddivisa in 3 componenti: per l'energia elettrica, il prezzo dell'energia definito dal venditore e unico elemento di contrattazione, le perdite e il prezzo di dispacciamento. Mentre per il servizio gas, l'autorità ha disposto le seguenti suddivisioni: QVD, quota di vendita al dettaglio, CCI, quota di commercializzazione all'ingrosso che cambia ogni 3 mesi, QOA, oneri aggiuntivi. Solo la CCI è l'elemento di contrattazione.